Torniamo in studio, Radio Yes 99.8, la radio della città di Roma. E, per capire un po' di quello che sta succedendo all'interno del PDL, abbiamo nostro ospite l'onorevole Francesco Giro. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi tutti. Allora, noi abbiamo notizie del PDL spesso tramite il professor Sgarbi, che ha un collegamento diretto con il presidente Berlusconi e ci racconta un po' quello che succede. Ecco, vorremmo una, come dire, un racconto un po' più fedele a quello che è la realtà da un protagonista della politica del PDL a Roma e nel Lazio. Ecco, innanzitutto, che idea vi siete fatti voi sulle votazioni per il rinnovo del Consiglio regionale? Ma io credo che la fretta non sia mai una buona consigliera, nel senso che qui abbiamo dei problemi oggettivi che sono stati posti, lo ricordo a chi ci ascolta, dal governo che ha emanato proprio nei giorni scorsi un decreto legge, il 174, che impone la riduzione del numero dei consiglieri per tutte le regioni a 50, e noi, come voi sapete, alla Regione Lazio abbiamo 70 consiglieri in carica e quindi dobbiamo ridurre questo numero. E quindi dobbiamo anche adeguare, diciamo, l'ordinamento della Regione Lazio a questo nuovo dispositivo di legge, e questo implica dei problemi. Poi abbiamo un secondo ordine di problemi: sempre il governo ha, come è noto, ridotto il numero delle province. Nel Lazio noi abbiamo l'azzeramento della provincia di Latina, della provincia di Rieti, della provincia di Viterbo, sopravvivono le province di Roma e la provincia di Frosinone. Il Lazio, la giunta regionale del Lazio, la Polverini, hanno fatto ricorso, la Corte Costituzionale si pronuncerà il 7 di novembre. Non è irrilevante perché, come è noto, il sistema elettorale è tuttora vigente per la Regione Lazio e per tante regioni d'Italia. Prevede le circoscrizioni provinciali, quindi noi dovremmo lì ritoccare anche il sistema della distribuzione dei seggi. Tutto questo ha complicato un po' la vicenda, in quanto il timore di Renata Polverini, ma non solo di Renata Polverini, del PDL e della stragrande maggioranza dei partiti presenti in Consiglio regionale, che ne dicano, è quello di un ricorso all'indomani del voto, ed è già accaduto in altre circostanze, penso all'Abruzzo, al Molise, che questi ricorsi poi abbiano avuto buon fine e quindi si sia poi tornati a votare. Io non credo che sia consigliabile per i cittadini del Lazio andare a votare due volte nell'arco di pochi mesi. Per carità. Volevo dire, ma si parla dell'azzeramento dei vertici che propone la Santanchè, le Amazzoni, appunto, che dicono bisogna fare un ritorno, bisogna ritornare a Forza Italia. Alfano, che leggo, dice a Forza Italia non si torna. Qual è l'offerta politica per gli elettori di centrodestra? Che mi sembra un po' smarrito, non c'è un punto di riferimento chiaro. Dove devono andare questi elettori? Ecco, il problema che lei pone è un problema reale, nel senso che a leggere i giornali i lettori si saranno fatti un'idea di un partito allo sbando. Io in questo partito ci milito, sono stato eletto diverse volte e quindi ci tengo. Io penso che il PDL abbia sviluppato in questi anni un grande lavoro al governo che non possa essere gettato alle ortiche. Peraltro gli elettori non sono scemi, come ho più volte detto, non è che giudicano una sigla, un simbolo scritto, stampato, più o meno accattivante sulle schede elettorali, non è che noi dall'oggi a domani, cambiando simbolo, cambiando nome, convinciamo gli elettori. Gli elettori vogliono politica, vogliono risposte concrete ai loro problemi, quindi il problema non è il PDL, se è bello o brutto, il PDL è un problema se ha candidato in passato gente impresentabile, se ha selezionato male i propri
candidati, se non è radicato sul territorio, se non ha moltiplicato come deve i momenti di incontro e di confronto con gli elettori, con i militanti, con i cittadini che anche non ci hanno votato e che dovremmo convincere a farlo. Quindi io non mi nascondo dietro problemi nominalistici. Se si vuole ricreare Forza Italia, sganciare Enne o quello che insomma rappresenta la destra qui in Italia e fare più partiti a una federazione di centrodestra, si può anche fare, ma deve essere fatto non per vendicarsi o dietro la spinta del rancore, ma per offrire, come lei diceva, una proposta politica nuova, innovativa. Si dice che il PDL come unione di partiti non ha di anime diverse, il centrodestra non ha funzionato, e si costruisce una federazione di centrodestra, ma lo si deve fare subito, lo si doveva fare ieri, l'altro ieri, prima dell'estate. Adesso mi sembra un po' tardi, comunque si può sempre fare, si può anche costruire un percorso di questo tipo, ma bisogna allora convocare un'assemblea costituente che sciolga il PDL, che costruisca una federazione davanti agli occhi degli elettori, alla luce del sole, senza interviste, pettegolezzi sulle agenzie, un battibecco stupido, ridicolo e grottesco fatto in pasto ai giornalisti. Insomma, mi sembra più un gossip prime pagine dei giornali che un vero e proprio percorso politico. Noi critichiamo tanto la sinistra, ma la sinistra perlomeno litiga alla luce del sole, fa le primarie, si confronta in sedi di partito istituzionalizzate, regolamentate, facciamo questo. Quindi, se vuole il mio pensiero, io credo che un percorso verso la federazione di centrodestra spacchettando è anche possibile, anche se io sono molto affezionato peraltro al PDL, perché il PDL, come ho detto ieri in una dichiarazione, non è l'acronimo, la sigla del partito dei ladri, perché nel PDL c'è tanta gente che milita onestamente, che ogni mattina va sui territori, alza la saracinesca delle sedi che vengono pagate di tasca loro e non di tasca nostra del partito, e che difendono questo simbolo, questo progetto di unione di partiti di centrodestra. Quindi non dobbiamo di fare di tutto un erbo un fascio, non è il partito dei Fiorito, è il partito dei Mario Rossi che hanno votato fino a ieri, che vorrebbero continuare a fare, ma bisogna dare una risposta, altrimenti non lo faranno più. Anche perché c'è Bersani che sta portando il Partito Democratico sempre più nelle braccia della sinistra antagonista di Vendola, che continua a sparare a pallettoni contro il governo Monti, contro la sua esperienza, contro l'agenda Monti. Questo apre comunque un varco e lascia tutta quell'area di centro disponibile per ipotetiche alleanze. La sua domanda ha colto nel segno, perché noi abbiamo appunto una sinistra alterna a Vendola, un centro-sinistra che è più sinistra-centro che centro-sinistra, se non sinistra-sinistra. E abbiamo un centro teoricamente rappresentato da Casini che non sfonda, perché Casini è inchiodato nonostante tutto al 6%, e abbiamo invece un Grillo che dilaga, allora, perché è un voto di protesta, è un voto che chiede discontinuità, ma che è recuperabile. Quindi abbiamo effettivamente sul versante centrodestra una grande opportunità, però non stiamo facendo niente. Io dico sempre che uno è meglio di zero, ecco, noi siamo inchiodati allo zero, c'è cioè un totale immobilismo. Dobbiamo allora in questa fase politica sostenere gli sforzi profusi in queste ore, in questi giorni, in queste settimane da Angelino Alfano, che fino a prova del contrario è segretario politico del PDL, quindi dobbiamo sostenerne l'azione, non ostacolarla e boicottarla ogni giorno. Non dobbiamo neanche inventarci un dualismo che è del tutto inventato sui giornali, ma i giornali non fanno che riprendere un po' quello che accade sulle agenzie. Inventarci un dualismo fra Alfano e Berlusconi che non c'è mai stato e non ci sarà. Dobbiamo indicare una soluzione, una strategia. Se questa strategia prevede la creazione nobile, positiva, costruttiva di una federazione di centrodestra, lo si dica chiaramente, si costruisce questa federazione fatta di più partiti, di più liste, e la si battezza con un'assemblea costituente di scioglimento e di novità e di creazione di lancio. Se invece si vuole proseguire, come credo io sia più logico fare, col PDL, si fa un'azione di rinnovamento, ma serio, badando anche all'attuale dirigenza sul territorio, non inventandoci personaggini che non hanno nessun radicamento, nessuna riconoscibilità sul territorio, che non sarebbero neanche in grado di raccogliere le firme per presentare le liste, perché bisogna anche confrontare
confrontarsi con la con dura legge problemi del territorio, pratici, con la legge sul territorio. Certo, lo dico io, lo diciamo noi che nel Lazio abbiamo avuto qualche problema in passato, come è noto, però questi sono i problemi concreti che poi dovremo affrontare, quindi problemi organizzativi sul territorio e problemi politici di proposta politica credibile, perché alle persone, ai nostri militanti, ma anche a chi non ha mai votato il PDL, interessano i problemi delle tasse, della sanità, del decoro, della qualità della vita, dell'energia, del lavoro, delle attività produttive. Questi sono i problemi che la gente sente, perché io frequento i bar e vado in autobus, ho la tessera mensile dell'ATAC, io vado tutti i giorni nell'autobus, prendo la metro, eccetera, e anzi la gente mi ferma, è stupita, dice: ma lei prende l'autobus? Certo, prendo l'autobus, sono un cittadino come tutti e non ho mai preso auto blu o elicotteri. E quindi io dico questo, che bisogna lavorare tra la gente, tra le persone, e bisogna sostenere l'azione di Alfano e l'azione di Alemanno come sindaco di Roma, l'azione anche meritoria di Renata Polverini, che ripeto è caduta non per sua responsabilità, perché questo è bene ricordarlo. Renata Polverini è caduta per in seguito di uno scandalo, poteva anche non dimettersi, perché francamente ho visto gente attaccata alla poltrona più che non riesce proprio a staccarsene. Lei invece ha fatto questo atto, forse non doveva farlo, non era un atto dovuto, si è dimessa. E io anche aspetto un segnale da parte di Renata Polverini, perché io credo che il nuovo candidato della Regione Lazio, ed entro in un altro argomento, debba essere politicamente battezzato dal predecessore, cioè da Renata Polverini, perché Renata Polverini deve dare un endorsement al nuovo candidato, deve esprimere il suo gradimento. Se non c'è questo gradimento, secondo me avremo dei problemi. Ci state pensando al nuovo candidato? Farete le primarie? Lei ha detto che in caso di primarie sarebbe stato della partita. Io francamente mi sono reso disponibile e non vedo perché non debba farlo, sarebbe certo. Curioso non farlo, perché insomma c'ho un cursus honorum di tutto rispetto, ma naturalmente ho anche aggiunto, perché sono una persona con i piedi per terra e non ho mai abusato delle mie relazioni in alto loco, mai abusato delle mie relazioni con Berlusconi, mai abusato delle mie relazioni con i vertici del partito, mi metto a disposizione se si dovesse trovare un uomo o una donna più valida e più capace, e farò il soldato come sempre. Ho fatto il soldato per Alemanno, ho fatto il soldato per Renata Polverini, che peraltro ho lanciato io, ho fatto il soldato per Francesco Solace, farò il soldato per il candidato o la candidata che verranno prescelti, però questo non significa che non possa esprimere la mia disponibilità. Per quanto riguarda le primarie, più si va avanti più è difficile farle, però se si devono fare si facciano in fretta. Naturalmente a quel punto io credo che l'anima azzurra del PDL, cioè Forza Italia, debba assolutamente, se no sarebbe ridicolo, debba esprimere delle candidature. Non è che possiamo andare alle primarie con pochi nomi e tutti caratterizzati da una storia di centrodestra. Bisogna anche esprimere degli uomini, delle persone che appunto hanno vissuto un'esperienza di centro moderato, riformista, che era la storia, l'esperienza politica di Forza ecco, Italia. Da cittadino romano, che giudizio dà dell'amministrazione capitolina? Beh, ci sono luci ed ombre come in tutte le amministrazioni, non è che possiamo pretendere l'optimum in un'amministrazione così complessa e controversa come quella di Roma, che peraltro abbiamo ereditato nel 2008 con un sacco di problemi. Avevamo la cassa comunale piena di debiti, quindi vuotissima, perché non c'era più un soldo. Però onorevole, mi permetta, sì. Io credo che, questo lo dico per esperienza personale, quando certo. Si va in un posto non bisogna arrivare e dire ma io ho trovato questo, come mettere le mani avanti.